Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalla faccia di Giulia, ci siamo svegliati esattamente da una mezz'oretta fa. E io faccio sempre queste intro un po' così, la chiappo quando è mezza addormentata. Ma l'intro va fatta subito, appena si mette in macchina, perché c'è la giusta verb. Ma perché mi strilli l'orecchio, Lorenzo? Mi vuoi uno schiaffone? Allora, mettiamo il navigatore per queste 3 ore. Fatta colazione, tutto a posto? Mi è sveglia? Pensa, senza fare l'autostrada, tutta di curve. E vai, Arcodina! No, non possiamo poi mettere questi occhiali. Dai, raga, diteglielo pure voi che non panna in giro con questi occhiali. No, io non perisco niente. Sono però pannati. Oggi motori e sapori con destinazioni. Mille destinazioni. Ascoli Piceno. Piceno è scivolato sto Ascoli. Perché dobbiamo andare alla ricerca della oliva ascolana migliore del mondo. Abbiamo dato il via al televoto tramite Instagram e ci è stato comunicato che secondo voi, proprio secondo voi, secondo tutte le persone del luogo, il posto migliore per mangiare l'oliva ascolana è 180, che è proprio sito in Piazza del Popolo ad Ascoli. Andiamo a testare queste olive ascolane dopo 3 orette di viaggio. Oh, piano, Lorenzo, regà, autovelox! Ehi, sai il tempo che sta a 50. T'ho salvato il culo, fratello. No, sì, 200 euro. Ma no, l'avrei visto. Eccoci qua, in questo centro caracateristico. Guarda un po' qui. Boom! Una capocciata in pop, eh. Allora, per 180, 2 minuti. Stiamo pure a sbagliare perché toccava andare di là. Mazza, sta veramente tutto attaccato e vicino. Ah, il posto è molto carino. Sembra tipo uno antico. Che abbiamo ordinato? Abbiamo ordinato una porzione di olive ascolane, metà olive ascolane e metà olive ascolane tartufate. E poi vegane, soltanto per provarle. Che lei non voleva, ma io ho detto proviamole. Pure io non è che sono fan del vegano. Siamo qui per le olive, proviamole bene. Qui ad Ascoli Piceno invece è caratteristico assaggiare le olive tirandosene. Quindi dopo te le tiro. Bene, sono arrivate le patatine e le olive ascolane. Queste qua sono classiche. Ringraziamo 180 che ci ha portato anche delle patatine così da accompagno. Procediamo e assaggiamo, insomma, il pezzo forte, insomma, quello per cui abbiamo fatto queste 3 orette di viaggio. Grazie mille. E veg. Perfetto. Vegane. Questo è originale. Butta così, ciancica forte. Buono, si sente tanto il limone. Il limone? Sì, dimmi se sbaglio. Potete fare un solo errore, non prenderne altre. Queste sono tra le migliori che ho mai mangiato. Veramente buona. Mamma mia. Poi non bollente, calda al punto giusto. Quando poi tipo ti metti in bocca. Esatto. È croccante. Ma che so, finite, oh. Ma sì, amore, erano. Scusi. Vabbè, ma quella. No, quella al tartufo sono mie, oh. E mo io mi mangio quella al tartufo e te le mangi quelle vegane. Non si sente tanto il tartufo, però secondo me è giusto. Ma buono. Perché buone. Si sente, ma non è eccessivo. Avrei gradito che si sentisse un pochino di più. Oh. Però buone. Proviamo la vega. Non è un'oliva ascolana classica. Ti ricorda l'oliva ascolana perché si sente tanto il sapore, però, dell'oliva, ma nell'ottica di una persona che ovviamente prende la vegan perché non può mangiare carne, forse potrebbe apprezzarla. Non è male, non nelle mie corde. La sto mangiando, il che significa che tanto male non è e io non apprezzo proprio verdure, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io direi di fare una cosa, arrivati a questo punto. Ne prendiamo altro. Ce ne porti 180 porzioni più o meno. Madonna, cioè, ma tu dici, dammi in metà di quella corta. Lorenzo, dammi metà di quella col tartufo. Io non ho criticato l'oliva ascolana in quanto vegana. Io critico il qualcosa non qualcosa, tipo la parmigiana al forno. Non la chiamate parmigiana, perché la parmigiana è fritta, punto. La carbonara de mare non è carbonara. La carbonara è così, punto. La parmigiana è così, punto. Ho capito. Mo' l'oliva ascolana vegana, come la vuoi chiamare? Veghina? Oliva veghina? Sono arrivate... Molla. Cioè, se stava a tenere tutte per lei, ma non ho capito. Questo è l'aspirapolvere senza filo Dyson più potente. Ora, Oh, fammi una. Io ovviamente. Bene, va. Come ci viaggi? Ne mangi una, poi un'altra. Ho detto da una che non ama particolarmente le olive ascolane, eh. Immaginate la libera, senza le mutande, ovviamente. Veramente una bella location. Come al solito io sbaglio sempre le giornate. Questi si mangiano dopo, però. Questa è la fine? Sì. Allora da aspettare, cremosa. Poi questi soprattutto se un giorno te li faccio, amore. Un giorno me li fai? Sì. Buoni come questi?
ce la metto tutta. Proviamo il cremino. Che okay, mangia il cremino. Dio, è strano, raga. Crema pasticcera fritta. Poi capito quanto sono buoni, raga. Come se ti sta mangiando bignè fritto. Ti aspetti una cosa salata, invece dentro ci sta la crema. Buono per finire, una porzione, 3-4 a testa. Basta però, non di più. Buonco buono. Finito di gustare le nostre olive ascolane da 180, di fronte troviamo Anisetta Meletti, che è il bar più conosciuto qui, che è anche un punto di ritrovo per i giovani, leggevo, e al suo interno ha anche una particolarità, cioè c'è un liquore che ha 150 anni di storia, premiato in tutto il mondo, conosciuto, l'Anisetta Meletti, che noi ovviamente dobbiamo provare, perché adesso prendiamo il caffè, che non abbiamo preso. E l'ammazza caffè. E l'ammazza caffè, e quindi proveremo questa ricetta, che comunque, insomma, te lo dice già da fuori. Oh, guardate che bello! Old style, bello. Una bella storia, tra l'altro. Molto. Io sarei curiosa di vedere sopra. C'è una sala conferenze che accoglie al massimo 35 persone. Tra l'altro leggeva che c'è stato anche Hemingway. Hemingway. Esiste dal 1907. Forse sembriamo due poveri di merda. Tutti quanti sono pure gente che si è seduta dopo di noi, ne sarà servita prima. E noi invece abbiamo dovuto chiedere. Possiamo ordinare? Aspettiamo il caffè e abbiamo ordinato due anisette. Perché ho fatto tre o due anisette. Caffè, acqua, anisetta. Hanno portato i chicchi di caffè che vanno messi dentro l'anisetta per dare questo gusto di caffè. Un massaggio, no? Mi vedo la catena, tanto per tutto perfetto, secondi. Tutto sterilizzato. Del venditivo, raga. Buono qui, buono qui. Questo costa 2,80. 2,80. 2,80. Però sentiamo anche se è buono, oltre a lui. Invece devo dire che è molto buono. Lei, grande degustatrice di caffè, secondo lei è buono? Io sono degustatrice di tutto. Tutto quello che è commestibile io degusto. Proviamo l'anisetta con dentro i chicchi di caffè. È differente l'odore rispetto, non è solo anice. No! Ma che hai fatto? Ci ho messo il naso dentro. Ma doveva odorarlo, ci ha messo tutto il naso dentro. Non c'avevo il senso della profondità. Ci ha infilato proprio tutto il naso dentro. No, vabbè. Ma solo la punta, no? Non potremmo essere portati in giro. No. È più dolce. Però è più meno stucchevole della sambuca. Dell'ance, sì. Non è ance o sambuca pura, non ha quel sapore lì che è molto forte dopo un po'. È molto più dolce, molto più gradevole, riuscita a berne molto di più. No, più dolce della sambuca, amore. Meno stucchevole della sambuca. Presente, meno forte. Cioè l'anice è... più leggero, l'anice si sente ma in secondo momento. Allora, la consistenza è la stessa della sambuca. Tipo un po' leggermente densa, leggermente così avvolgente. Però la sambuca dopo un po' stucca a morte. Dici, questa è anice, però anche meno anice. Avete capito tutti? Bravi. Provatelo. Il sambucone Molinari! 4 euro? Onesto. Yahoo! Eccoci qua fuori, devo dire. Mi è piaciuto il caffè Meletti. Si paga più la location che sì, poi dopo il caffè, diciamo. Intanto, piccola sorpresa, completamente cambiata, molto bella. Sembrava molto più piccola col mercato. Se volete venire a dicembre, ragazzi, non ci venite di mercoledì o di sabato, perché se no trovate il mercato, o comunque venite il pomeriggio dopo 1:30 che sbaraccano tutto quanto. Ascoli l'abbiamo visitata molto velocemente, non tutta, però secondo me non ci vuole tantissimo per visitarla tutta, ci mettete un'oretta. È giunta l'ora di reincamminarci, che ci aspettano queste altre 3 orette di viaggio, per cui alla macchina. Bene, siamo tornati in macchina e siamo sulla strada del ritorno. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Consigliamo di visitare Ascoli, magari però in una giornata, perché in una giornata si riesce a visitare anche senza pernotto. Io direi anche senza pernotto. Io vado a spatte. Spero che il video vi sia piaciuto. Fate sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre al prossimo. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. E